Forse è quasi una vittoria quella sconfitta di misura 2-1 che al Palatori l'Hockey Sarzana ha concesso a una Amatori Lodi che un anno di più lotterà per lo scudetto e chissà che non lo vinca. Adesso rossoneri con la mente già alla spedizione in Francia con partenza giovedì prossimo per affrontare quel triangolare che è una sostanziale sorta di preliminare alla vera e propria Champions League, ma comunque vada, nella peggiore delle ipotesi, i sarzanesi saranno dirottati a quella Coppa CERS che pur sempre Europa fa. Rientro domenica e da lunedì si lavora per preparare la trasferta a Sandrigo. Ovviamente, sempre di campionato nazionale di Serie A1 si parla. Io credo che abbiamo fatto una grandissima partita e solamente lo stiamo raccogliendo quello che stiamo producendo. Niente di più. Sono stracontento della squadra, di come lavora durante la settimana, di quello che lascia in pista e quindi penso che questa sia la strada giusta. Dobbiamo solo iniziare a macinare punti, trovare un po' più la via del gol, ma per il resto io penso che sia tutto giusto, ecco. Come sta Ortiz? Ortiz ha ricevuto stasera un paio di contrasti con colpi alla testa e per adesso, insomma, sta bene, non ha segni evidenti di nulla, quindi speriamo di avercelo subito a disposizione.